Nicolacione, undicesimo congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Andrea Mauri. Andrea Mauri l'abbiamo avuto giusto un anno fa al congresso, a battesimo quasi della sua fatica editoriale, era Attenta Vigilanza, era un libro, un dossier su, diciamo, l'attività di dossieraggio in qualche modo sui radicali, e oggi lo abbiamo, teniamo a battesimo un'altra sua fatica editoriale che si chiama Dossier Libertà Controllata, e che parla invece di tutta una serie di movimenti, associazioni eccetera, adesso ci dirà bene lui, che sono stati attenzionati, e quindi una ricostruzione storica da parte, appunto, attenzione da parte, diciamo, degli organi di polizia e così via. Ecco, Andrea, dici bene di che si tratta, di che parla questo libro, quali sono i movimenti che sono stati presi, diciamo, che sono stati centrati appunto da questa attenzione, e se riesci anche qualche caso più, insomma, veramente eclatante. Dunque, grazie, poi devo ringraziare anche l'editore Reality Book che ha promosso questo libro. Il libro praticamente è una ricostruzione storica dei movimenti per i diritti umani e civili in Italia dal 1945 al 2000-2001, sempre vista sotto l'occhio, diciamo, vigile del controllo di polizia. E quindi andiamo, movimenti di tipo nazionale. Io ho diviso il libro in due parti, una parte, diciamo, di movimenti tipicamente nazionali, che sono quelli che sono mossi per la libertà religiosa, dei gruppi acattolici per esempio, poi movimenti per femministi, movimenti per, diciamo, per il diritto alla contraccezione, i movimenti per il divorzio, movimenti che si sono battuti per, diciamo, per i diritti delle persone detenute, i comitati per i diritti delle prostitute, tutta la galassia dei movimenti GLBT. La seconda parte invece mi sono occupato delle organizzazioni internazionali che si sono mosse, che si muovono in Italia, quindi Amnesty International, che ha un particolare controllo, l'ha avuto negli anni 80 e 90 particolarmente stretto, e poi dei movimenti come la Lega Italiana per i diritti dell'uomo, oppure il Tribunale Internazionale Sakharov, che ha avuto una importante sessione in Italia nel 1977. E questo, diciamo, mi ha portato a fare questo libro che ricostruisce queste vicende, e anche come per Attenta Vigilanza, quel libro che si occupava, diciamo, si occupa del controllo di polizia sui radicali, e anche qui vediamo che il controllo è un controllo spesso discreto, un controllo comunque che serve per capire il grado di pericolosità dei vari movimenti, ed è un controllo che comunque fornisce moltissime informazioni su come evolvono questi movimenti. E questo è un dato veramente interessante. C'è da dire che la storia radicale è spalmata su tutto il libro. La storia radicale dei partiti politici che all'interno di questi movimenti si sono, diciamo, si è spalmata, e, diciamo, insieme qualche rara volta ai socialisti, sono l'unica forza politica che effettivamente per i diritti umani e i diritti civili hanno dato e stanno dando, hanno dato soprattutto moltissimo per, diciamo, sugli argomenti che io tratto. E quindi questo, diciamo, come presentazione. Allora, diciamo bene, titolo, editore. Allora, il titolo è Dossier Libertà Controllata, sì. Polizia, potere politico, movimenti per i diritti umani e civili, 1945-2000, Reality Book editore. Devo dire che una delle esperienze più belle fatte su Attenta Vigilanza, se posso richiamare, è quella delle presentazioni fatte in giro per l'Italia, dove a fatti, diciamo, storici si è sommata la memoria dei partecipanti, che magari negli anni 70-80 ricordavano certi episodi che narrati nella polizia. Io credo che anche in questo libro ci siano parecchi esempi interessanti. Per esempio, su Amnesty International c'è un controllo di polizia fatto a seguito della venuta a Firenze di una dissidente birmana,
negli anni 90 e questa dissidente invitata da Amnesty International, questa dissidente è stata invitata da Amnesty International era stata minacciata di morte da gruppi islamisti. Io ho rintracciato delle relazioni di polizia sul controllo di protezione verso questa persona. Mi sono fatto raccontare da Valentina Piattelli, che all'epoca è la nostra compagna radicale di Firenze, che all'epoca era responsabile del gruppo di Amnesty di Firenze, quell'episodio, e devo dire che c'è una perfetta coincidenza di questioni. Poi ci sono anche comunque casi, per esempio nel libro, narrati di forte discriminazione, diciamo, che vanno a vantaggio della polizia. Per esempio, uno dei casi più impressionanti di discriminazione sessuale è stato a Torre del Lago, vicino a Viareggio, quando nel 1999 l'Arcigay organizza un concerto sulle rive del lago, arriva un gruppo di neofascisti, sbaracca il concerto, butta le casse di amplificazione nel lago, succede un parapiglia, e in quel caso la polizia difende poi gli organizzatori e si avvia anche un processo con condanne e così via. Questo, diciamo, da un lato in cui la polizia assume anche un ruolo di prevenzione, di tutela anche dei manifestanti, in altri casi come negli anni 50 e 60 di vera e propria repressione. Per esempio i casi sulla libertà religiosa nei confronti dei movimenti protestanti. Lì abbiamo dei casi di vera e propria discriminazione, per esempio i pentecostali. I pentecostali sono un gruppo protestante che aveva l'abitudine, diciamo, di manifestare nel culto con grandi canti, grandi espressioni anche corporee. Questa cosa qui è stata vietata durante il fascismo e tutta la polizia negli anni 50 e 60 continua a una repressione, chiude i luoghi di culto, istigati spessissimo dai sacerdoti cattolici. Questo viene scritto, non è che io mi sto inventando le cose, viene scritto e riportato. Oppure, per esempio, mi ha impressionato un pastore luterano a Fondi, qui nel Lazio, che viene sbarrata la porta di casa per impedirgli fisicamente di tenere un culto luterano a casa sua. O la chiesa anglicana di San Giorgio a Venezia, dove l'esposizione, loro sapete che il capo della chiesa anglicana è la regina, allora espongono la bandiera anglicana, chiedevano l'esposizione della bandiera tutto l'anno in questa chiesa a Venezia e la prefettura e il ministero dicono di no, non si può fare. Voglio dire, questa era l'Italia degli anni 50 e del 60, dove la paura era quella del plagio, i testimoni di Geova, le discriminazioni, e su questo gli unici che si muovono a tutela di queste associazioni sono o i valdesi da un lato, quindi altri gruppi religiosi, oppure gruppi laici, anticlericali, che difendono il diritto di espressione da parte di queste chiese. Andrea, io spero che questi scenari inquietanti degli anni 50, 60, un pochino attualmente siano cambiati. Su questo sai dirci qualcosa? Beh, dunque, il controllo sui gruppi acattolici è ancora abbastanza forte. Questo su alcuni esiste, è pressante, è silenzioso, ma a volte emergono anche con grandi processi che in genere vanno a finire con grandi assoluzioni. Su questo, su altri movimenti devo dire che invece sempre sul grande mare magnum dei diritti umani, dei diritti civili, perché poi è un tema molto grande, c'è una maggiore tutela, maggiore apertura su questo, in dubbio. Andrea, parliamo un pochino di questo congresso. Non so se tu hai potuto seguire un pochino il congresso, le relazioni. C'è stata una certa effervescenza anche precongressuale con quello che abbiamo potuto seguire su Radio Radicale. Sappiamo che gli organi che si incontrano spesso della Galassia sono mandati in diretto, in registrata, comunque tutto quanto si può ascoltare. Insomma, ci sono stati alcuni momenti di
di tensione, se così possiamo dire. Ecco, alla base ci sta un pochino il dibattito sulla galassia, sulla sostenibilità di questa cosmogonia, insomma, radicale, insomma, ecco, così se possiamo dire anche che si espansa, ecco, un pochino senza regole, no, senza regole, diciamo, si espansa in un modo abbastanza probabilmente non sostenibile per alcuni, da un punto di vista anche economico, ma anche politicamente. Ecco, tutto su questo che cosa pensi? Io penso che la relazione di Staderini di ieri è stata una buona relazione, perché ha, diciamo, in qualche modo fatto un quadro delle difficoltà dei radicali in questo momento rispetto al caso Italia, rispetto alla battaglia per l'amnistia, eccetera. Però io devo dire che l'ho trovato totalmente assente di strategia politica. Questo è un problema che ho avvertito. Do un giudizio politico, non do un giudizio ovviamente sulla persona, non è questo. Mi pare che noi siamo totalmente impantanati, e poi c'è un problema di fondo che poi, anche in base anche alle ricerche storiche, no? Che conduco così, e noi non riusciamo a intercettare in realtà gruppi sociali, gruppi di pressione, gruppi d'opinione significativi in questo paese. Cioè non siamo più nemmeno con una battaglia tipica al centro di un'iniziativa politica, e questo non solo per il caso Italia, ma direi proprio anche probabilmente per un problema nostro di posizionamento, di capacità di intercettare questi soggetti. Credo sia un grosso problema, e questo si vede anche con le, diciamo, bassissimo numero di iscrizioni al movimento. È un problema che riguarda la politica in generale, però indubbiamente questo è sicuramente un problema, diciamo, che, per cui secondo me questo soggetto politico, così com'è, forse dovrebbe fare un passo indietro e rifondarsi, assolutamente. Poi trovo abbastanza avventuroso dire, aver detto che dobbiamo muoverci autonomamente alle prossime elezioni, cioè andare a massacro totale, cioè, mi pare che sia una cosa terribile doversi contare in queste situazioni con una legge elettorale che è quella legge elettorale dei nominati. Quindi forse è meglio forse fare operazioni ben diverse che possano prevedere anche una nostra non presentazione, oppure fare un'operazione di ospitalità come abbiamo fatto fino adesso. Proprio questo, diciamo, le questioni che io avverto più pressanti, come anche il ruolo politico del partito transnazionale. Mi pare ci muoviamo in una difficoltà enorme, con un segretario che è di fatto assente. E anche lì, insomma, siamo a numeri molto bassi di iscrizione, di attività, pur avendo delle iniziative molto, molto importanti. Però mi pare che o ridefiniamo tutta quanta la galassia e c'è proprio una vera e propria rifondazione radicale, oppure siamo, credo che andiamo verso un declino forte. Andrea, ti ringraziamo per questa intervista. Ricordiamo dossier Libertà Controllata, adesso poi faremo anche un'inquadratura più stretta e cercheremo poi di metterla in copertina. Ti auguriamo buon congresso. Grazie. Diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e le altre. Grazie ancora. Grazie.